Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati qui con me su KBTV. Sto mandando Enrico e Mazzo a mangiare l'insalata. Perché non mangi? Ah, perché qui ci sono tutti i libri. Ma siete proprio dei babbioni, eh? Dicevo, sto mandando questi quattro intelligentoni, no, due sono, a mangiare l'insalata d'autunno perché non c'ho nulla di preparato per colazione, quindi per forza di cose li mando a cucinare, a mangiare qualcosa che in teoria non è per colazione. Ma Mazzo ha imparato la cucina, ha imparato a cucinare meglio di come cucinava prima. Bravo Mazzo. Oggi avevo in mente di fare una cosa molto particolare che sicuramente vedrete dal titolo, ma per ora non ve la spoilerò, non lo so, non ha molto senso, intanto c'è scritto nel titolo, come ho detto, ma vabbè, lasciatemi perdere, fatti la doccia, Gaul, grazie. Se io mi alleno per 6 ore filate, mi fa fare. Oh, vedi? Via. Chi è che è arrivato? Ah, mi sa che Enrico deve andare. Oddio, quanto sonno c'ha! Questo si addormenta, ragazzi. Io mi sa che mi addormento secco e veloce. Subito così, ve lo dico. Vediamo. Vediamo. No, non crolla. Per fortuna non è crollato. Gaur si è già vestito. Vai a mangiare le frittelle. Bravo. E lo farò dopo la cosa. Sì, va bene. Mangiate tranquilli. Non vi preoccupate della vita. Tanto avete già. Vai, fai colazione. No, l'hai già fatta colazione, mazzo. Non devi stare seduto, ti devi alzare. Ma non devi neanche lavare tutti i piatti. Poi arriva, tanto arriva la domestica. Non ti preoccupare, tu fatti i fatti tuoi. Fai quello che ti dico io. Ma vedi un po'. Prende le decisioni in autonomia adesso. Quando è che arriva la macchina? Eccola qua. Eccola qua, vai. Vai al lavoro, bravo Gaur. Enrico lavora a sodo. Gaur lavora a sodo. Vediamo se vengono promossi. No, né l'uno né l'altro. Giusto, era stato promosso da poco. Fare la fe... Mazzo, sei andato al lavoro? Sei andato a scuola? Bravo. Lavora sodo pure Mazzo, dai. Si dovrebbero pagare per andare a scuola. Parlare di cucina. Quante robe avete da fare? Dovete... Elargito un aumento del coso che è? Non ha fatto niente, vabbè. Ah no, forse nel senso mi sta dicendo che verrai promosso. Eccolo qua. 8 all'ora in più, ragazzi, 8 dollari l'ora, quindi fanno 6 per 8, 48 si porta a casa oggi. Io quando devo andare al lavoro? Ah, beh, tra 5 ore. Perché ti sei svegliato? Ma chi ti ha detto di svegliarti? Ma torna a dormire. Ok che puzzi come un cavallo andato a male, però stai lì e dormi. Allalalalala, arrivati, eccola qua. Eccola qui, come si chiama? Kate Pistacchio. Ah, quasi quasi me la faccio come amica. Me la faccio come amica. Si chiama Kate Pistacchio. Vabbè. Sì, rifai il letto con me dentro. Non sono mica una mummia, che mi devi chiudere dentro. Mi mummifica tra un po'. Cosa devo fare? Ah, igiene e mangiare. Quindi fai la doccia, direi. E ti mangi le frittelle con mela. Anche se le frittelle andrebbero mangiate a colazione. L'auto arriva? L'auto arriva alle 14. Quindi direi che non puoi dormire più. Mi dispiace, KB. Ma ti tocca svegliarti. Ah, è vero. Ma tanto Mazzo. Vabbè, il primo che arriva lo mandiamo. Ve lo dico. Mi sa che il primo che torna è lui. No, 15, 15, tornano alla stessa ora. Vediamo. Oddio, forse guadagno. Vorrebbe andare a casa di Valeria Schell dopo la scuola, vai. No, ma Mazzo deve lavorare. La direzione di un'attività locale vorrebbe dare agli studenti la possibilità di lavorare e imparare qualcosa. Ti è stato presto di lavorare presso torri aziendale. Potrei guadagnare un po' di denaro e migliorare il tuo rendimento scolastico. Vai, accetta. Mazzo. Domenica. Ah no, entro domenica. Sta entrando. È entrato nell'albo d'onore. Quindi Gaur non si è esaltato perché mi ha visto Mazzo. Boh, non lo so. Ah, però ne abbiamo di soldi vitalizi qua. No, non mi rompere. Lo so cos'è la felicità vitalizia. Io devo andare a lavorare però, eh. Quindi veloce, vai al lavoro. Adesso mandiamo il pazzo, il killer. Che verrà promosso, presumo, a giudicare dal fatto che...
comunque ha un rendimento molto alto. E anche Gaur, dai che iniziamo a accumulare un po' di soldi. Vediamo. Opla, opla, ragazzi. Tutti e due, guarda qua, Gaur, agente di pattuglia. Eccolo qua, visto che il traffico ora circola bene. L'ho perso. Il tenente vuole vedere come te la cavi a menare le mani. Gli agenti di pattuglia devono stare sempre vicini ai loro compagni mentre indagano su una vasta gamma di casi diversi. Aiutare a fare pulizia, arrestare i truffatori che bussano alle porte altrui e presto salirai di grado. Mentre Enrico, i militari ti hanno trovato un nuovo incarico, soldato semplice. E vai. Raggiungi il campo di addestramento e fai 50 flessioni di fila. Siccome non potrai mai sapere quando il generale passerà dalle tue parti per un'ispezione, lavora sodo. Tieni sempre pulito l'uniforme e esercita nelle parate. Va bene. Allora, povero Gaur è stanco, lo mandiamo a casa, guarda la TV. Mentre Enrico, anche se è stanco, forse dovevo fare qualcos'altro, tipo comprare un computer, ma vabbè, questo lo facciamo dopo. Enrico, lo mandiamo. Se ho ancora tempo. Sì, ne ho di tempo. Dov'è? Come vi ho detto del titolo, però non so dove sia. Aspettate. Essere qui da qualche parte. Questa è una scuola di ladri e lo escluderei. C'è anche la spiaggia qui. Quanto è grande sta mappa, ragazzi? Qui non c'è niente, qui non c'è niente. Dov'è? Dov'è? Dove diavolo è? Lo sto cercando ma non lo trovo. Qui c'è dove lavora Enrico e fin qui ci siamo. Lì si va a pescare. Qui si va a pescare, poi ci andremo un giorno, non adesso. Io volevo andare al cimitero. Dov'è il cimitero, ragazzi? Questo cos'è? Istituto d'arte moderna. Dov'è il cimitero? E chi se lo ricorda? Oh, io sto gioco ce l'ho da 10 anni, ma non mi ricordo dov'è il cimitero. Potrebbe essere lontano. Qui finisce la mappa, escluderei. Dov'è il cimitero? Ragazzi, non trovo il cimitero. Mannaggia i fiori, dov'è il cimitero? Per tutti i tacchini del Congo. Ma non devi pescare. No, volevo vedere. Dov'è il cimitero? Eccolo! Eccolo! Infatti, eccolo qua, vai. Visita, vai. Cos'è visita? No. Enrico, lo mandiamo al cimitero. Forse non qui, un po' più in là. Piano, piano. Eccoci. Enrico? Eccolo qua. Vediamo. Eccolo qua, guardate. Leva sta roba che mi dà fastidio. Enrico è al cimitero, ragazzi. Leggi dentro e fuori come mantenere in ordine la scrivania. Ma non mi sembra il posto adatto, Enrico! Ma dai, ma che diavolo! Incidi l'epitaffio. Qui giace Gaylord. Qualcuno che mancherà? Ah, nessuno. No. Che, allora togliamo che non mancherà a nessuno. Nessuno. No. Vai, incidi l'epitaffio. Ah, leggi l'epitaffio, vai. Ah, vabbè, ma pensavo lo leggesse. Ma compiangi, dai. Vediamo Enrico che piange. No, però devi compiangere, Enrico. Compiangi. Cos'è questo? Oh, Enrico triste! Enrico triste al cimitero! Qui cosa c'è? La morte? Questa è la statua della morte, ragazzi. È un po'. Tu come te chiami? Non devi pescare. Ma state ferma? Oh, voglio parlare con te. Presentazione amichevole. Con te che vai al cimitero. Amichevole. Chiacchiera. Oh, quello è un bambino che corre. Dove va? Trova lavoro? E che lavoro c'è qua? Esplora le. Oddio, ragazzi. Non ci sono mai stati. No, no. Ma cosa fa?
Oh mio Dio, che sto facendo? E tra quanto esce soprattutto? Quanto sta dentro le catacombe? Enrico? Vai a destra. Spero non crepi. Allora, i suoni non è che proprio mi piacciono tanto, eh. Ha superato con un balzo un'enorme crepaccia, frenando una corda sospesa per me, lasciando fino a ferrare un oggetto. Omicidia che si trovava dalla parte opposta. Vabbè, ma che. Figurati se non trovava omicidia a bella vista! Ma figurati, no? Non avevo dubbi. No, torna da lui. Non avevo dubbi! Figuriamoci se non aveva trovato omicidio a bella vista lui, no? Ciao, aspetta, andiamo a vedere come stanno gli altri qua, perché sennò. Mazzo, ah, mazzo, è a casa della tizia. Oddio, è vero. Io sono al lavoro, ancora. Qui l'unico a casa è Gaura, allora, mi sa, che se la guarda bello bello la TV. Tipo, gira la visuale, avvicinati. Com'è che era? Così tipo? Prima che poi mi perdo. Ecco, così. Oh, così. Ma non lo so, non era neanche così. Ma vabbè, lasciamo perdere. Tu stai mangiando. Beh, ma sopravvivi anche da solo, non lo sapevo. Pensavo saresti morto così. Scoprire una stella. Comprare un libro su logica. Lodare mazzo, che magari se torna a casa anche fai anche un bel favore. Cos'è? Sulle parole sono state addio. Ma deve arrivare in fondo e a prendere mini meteorite. Vai! Vai! Oh, anch'io promosso, ragazzi. Qua abbiamo i soldi adesso, eh. Qua abbiamo i soldi. Migliorare l'abilità. Comprare un forno. Questo no. Comprare un forno da un botto di soldi, si dice. Dov'è che vai, Gaur? Tipo. Ah, lui voleva comprare un libro su logica, ma mi sa che è tutto chiuso. Cos'è che devi fare? Lodare mazzo, vai. Speciale. Non lo so. Conversa in modo profondo, addirittura. Non c'è. Incoraggia a migliorare, fai sentire meglio. Chiedi della sua giornata, chiacchiera. Annuncia la promozione. Non c'era. Ammira, racconta una storia, chiacchiera, complimenta. Vai. Io cosa che devo fare? Ah no, devo comprare il forno, ragazzi. Tra l'altro dovremmo anche ingrandire casa, dato che ormai siamo ricchi. Compro il forno più bello che c'è. Questo quanto caro? 7, 9, c'è, tanta roba. Via, forno strabello. Così siamo a posto. Bam! Fantastico, guarda la TV, mazzo. Oh, Gaur è arrivato. No, non è ancora andato. Si sta facendo la pipì addosso, poverino. Vabbè. Sto video è stralungo. Io volevo che finisse. Dai, l'ho dato. Sì, ma basta, non me ne frega niente. Loda. Non l'hai fatto. Vabbè, ti freghi. Vai, via. Fuori di scatole. Vai a dormire. Vai a dormire. Dormi. Mazzo, cosa sta facendo? Continua a cucinare cosa? Non si sa, ma va bene. Non lo so, qui ormai sono. Cioè, io sto aspettando che Gaur torni a casa. Cioè, Gaur, che Enrico torni a casa dal cimitero. Perché. L'abbiamo perso. Adesso mando tutti a dormire. I compiti li hai fatti? Fai i compiti. Frega niente se è tardi. Se ne frega, via. Fai i compiti. Muoviti anche. Dai. Veloce, rapido. Bravo, fatti. Adesso vai in bagno e vai a letto. Ma non dormi nel posto di Gaur, dormi. Anche perché Gaur è a letto e o lo sposti. Adesso tu sei stanco, vero? Allora mangi. Prendi un piatto, dai, veloce. Dov'è Enrico? Dov'è Enrico? Che qua passano le ore e questo è ancora nel cimitero. Adesso li mandi tutti a letto e via. Riponi gli avanzi. Dormi e io vado da Enrico.
Ah, è uscito. Ma l'hai trovato sto meteorite o no? Cioè, allora sei uscito? No. Mi dice che Martina. Questo è piuttosto piccolo. Ma allora sei uno schifoso. Allora sei stato qui tutto il tempo? No, dai, ma cioè, non ci credo. Sei stato qui tutto il tempo fuori dal co. Ma Enrico, che ti crocifiggessero. Vieni qua, veloce anche. Ma cosa leggi? Ma cosa leggi? Ma cosa leggi? Mangiati l'insalata d'autunno e vai a letto. Questo legge, no? Ma non rileggi. Mettilo in ca. Via. Omicidio a bella vista. Il meteorite? Se no me lo rubano. No, tienilo tu per ora, dai. Per ora tienilo tu. Va bene, ragazzi? Fa niente. Qui si conclude il video. Enrico ha trovato un meteorite nel cimitero. Direi che per oggi è tutto. E ci si vede, come al solito, con i prossimi video. Bella!